Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di stasera con, sono le 21:15 circa, siamo in diretta, quando specifico così perché siamo in diretta, diciamo, sono le 21:15 circa del 20 febbraio 2014. Stasera una trasmissione notevolmente ricca di tanti argomenti e tanti ospiti, tantissimi ospiti. Ecco, avremo ospite, appunto ci occuperemo in diretta del presidio che 8 giorni fa è stato istituito presso Palazzo e Piazza Municipio di Caltagirone a fronte della querelle sulla piscina comunale di Caltagirone e la società gestente, la CST. Quindi successivamente abbiamo ospite il sindaco di Gran Michele, Salvatore Canzoniere. E ancora a seguire, ci occuperemo del No Mus, ci sarà un gradito ritorno sui nostri teleschermi, l'amico vecchio guerriero, ma sempre presente con i suoi ideali indelebili, Peppe Vacirca. E ancora ci sarà la scuola, la preside, la dirigente scolastica del Carlo Alberto della Chiesa di Caltagirone, la dottoressa Satariano. E poi, se la memoria non mi inganna, ci sono i dirigenti dell'associazione Magma, un'associazione culturale che opera a Caltagirone, non solo. E poi per chiudere, credo, sì, per chiudere, poi ci sarà Peppe Venezia, ci farà il punto delle iniziative del Lunch Bar 2.0 di Piazza Falcone Borsellino. Andiamo ad iniziare stasera, dando il benvenuto e il ben ritrovato al presidente del CST Andrea Mezzogiorno. Buonasera, grazie per essere qui Buonasera. con Bene, noi. Come stai? Stanco, beh, un po' stanco, ancora siamo a 8 giorni, dico, mi sto e preparando per. mi pare che il tempo è ancora tutto in salita, vedi? Eh sì, siamo qui, Qualcuno continuiamo. spera di sfiancarvi, diciamo. No, no, assolutamente, noi siamo sportivi, siamo abituati alle competizioni, quindi stanotte sono di servizio in piazza. Quindi dormo in piazza. Sì. Come sta andando? So che avete avuto ieri un'affollata conferenza stampa, già abbiamo relazionato con un servizio realizzato da Giusy Scollo e poi stamane pare che la richiesta della rappresentante della CISL che sta curando Angela Tasca, la segretaria zonale della CISL, Angela Tasca, finalmente è stata ricevuta dall'amministrazione comunale. Ecco, raccontaci questi accadimenti. Nel contempo, se qualcuno volesse partecipare, interagire con noi, può farlo con gli SMS al 334-335-8592. Qualcuno mi ha detto anche che ha mandato un'email, ma abbiamo avuto difficoltà a individuare qual è la trattazione. Quindi, se ci puoi semplificare il tutto con un SMS, diventa tutto più semplice piuttosto che stare qui a leggere lunghe riflessioni che i nostri telespettatori vorrebbero che dessimo spazio, però voglio dire, il tempo è quello che è, poi non possiamo annoiare, diciamo, seppur con motivazioni importanti questi iscritti, l'interlocutore, il telespettatore fa fatica poi a seguire. Allora, partiamo dalla conferenza stampa Conferenza e poi da stampa, sì. questo incontro che avete avuto col vostro rappresentante sindacale stamane con gli organi supremi dell'amministrazione di Caltagirone. Prego. Ieri è stata un'importante giornata e devo dire che finalmente abbiamo potuto evidenziare attraverso una dettagliata relazione che ho consegnato a tutti i presenti, tutte le testate giornalistiche e organi di stampa, firmata e sottoscritta con dichiarazione, dove c'è tutto un elenco di tutte le attività della piscina di Firmato e Caltagirone. sottoscritto il Presidente Andrea Mezzogiorno vuol dire che tutti i documenti riportati, tutti i numeri riportati sono ufficiali, Ufficiale. fanno parte del bilancio che sono regolarmente depositati e con quant'altro, che sono veritieri in questo senso. È Scusate. una relazione dove siamo stati coinvolti un po' tutto il nostro staff. Perché noi abbiamo uno staff organizzativo diviso per vari dipartimenti e responsabilità, quindi abbiamo dedicato molto tempo, anche perché dovevamo in un certo senso dare innanzitutto i chiarimenti alla città, dare E delle spiegazioni, ristabilire la verità rispetto ristabilire la verità alle dichiarazioni del mendace, false, sindaco, fatte sì. dal sindaco di Caltagirone. Prego.
diciamo inesatte, false, poi i termini chiaramente sono discutibili, però comunque era sempre riferito a quell'articolo che uscì, se non mi ricordo mai, il Sulla 12 Sicilia. sulla Sicilia, dove furono elencate tutta Un una paio di giorni dopo serie. essere stato Per ospite noi quello nostro. è stato un momento Una bruttissimo, pugnalata alle una spalle. pugnalata e devo dire che ci ha molto ferito. Però abbiamo reagito perché in certo Non sta che non senso sta dormendo. abbiamo reagito con una certa, diciamo, energia, anche Veemenza. perché noi siamo delle persone oneste, onesti lavoratori. Gente che si è costruito un lavoro attraverso la gestione della piscina comunale di Caltagirone. Anzi, devo dire di più, tutta questa questione e sono passati alcuni messaggi. Il primo messaggio che è passato è come se ci fosse posso dire, una guerra personale nei confronti del sindaco. In realtà, personalmente, personalmente con i soci stiamo difendendo la nostra vita, il nostro lavoro, la piscina, i nostri ragazzi, tutto. A sua volta il sindaco si sta difendendo da questa situazione considerandoli un po' degli attacchi. E questo fa parte, diciamo, del ruolo, perché il sindaco ha la responsabilità istituzionale della città e deve dare comunque conto e ragione, a prescindere se ha ragione o torto, alla città. Lo stesso anch'io nella qualità di presidente, quando ci sono delle situazioni particolari, mi assumo anche le responsabilità di altri. Di conseguenza, se ci sono, in questo momento c'è la piscina chiusa, evidentemente ci sono delle responsabilità, evidentemente molto chiare, però non si può reagire con argomentazioni molto, molto, diciamo, pesanti, insomma, questo. Quindi noi in questa conferenza stampa abbiamo elencato tutta una serie. Innanzitutto ho presentato la CST. La CST è nata nel 1986 ed è l'unica cooperativa formata negli anni 80 che attualmente esiste, perché tante cooperative nate in quel periodo non ci sono più. Non so, io al momento non ne ho conoscenza. Siamo la società che ha gestito la piscina comunale sin dal 1990. Siamo diventati ed eravamo sino al 2000 la prima società ed unica in Sicilia specializzata nella gestione di impianti sportivi. Dal 2000 in poi sono nate poche società, infatti in gare d'appalto regionali o anche nazionali ci ritroviamo sempre le stesse società, due, tre al massimo. A volte i bandi sono deserti o addirittura si vince con una partecipazione. E quindi questa dettagliata relazione, insomma, ha voluto mettere in luce innanzitutto la società CST, cioè in realtà a Caltagirone è nata sia la cultura del nuoto, grazie al nostro impegno, ma anche la cultura della gestione di impianti sportivi, cioè perché noi abbiamo portato conoscenze, sviluppo, attività anche in altri luoghi, in altre città. Ecco, queste dichiarazioni hanno suscitato in noi, insomma, molta preoccupazione perché non è stato riconosciuto la nostra buona fede, la nostra professionalità e un po' ci ha colpito nella nostra onorabilità di persone anche in un certo senso. E quindi abbiamo dovuto fare questa corposa, ripeto, certificata, sottoscritta con dati, numeri contabili. Tra l'altro abbiamo presentato stamattina tutta una serie di documenti contabili firmati anche lì all'amministrazione comunale, pur non essendo obbligati dal contratto. Ripeto, un contratto d'appalto. La società poi si è anche articolata anche in altre attività. Perché si è articolata in altre attività? Perché nel momento in cui noi abbiamo iniziato, abbiamo sempre pensato anche al fattore di crisi del ciclo economico, al fattore età, al fattore di riconversione del personale, cioè non è che una persona a 60 anni può fare l'istruttore, quindi abbiamo sempre dovuto cercare altre soluzioni in modo tale che l'equipe, il gruppo lavoro potesse anche fare anche altre attività e mantenere i livelli retributivi. Quindi Certo. abbiamo creato
tante attività e figure professionali. E figure professionali, non solo, ma l'obiettivo nostro è che tutti coloro che ruotano attorno alla piscina, alla CST, e l'abbiamo fatto proprio con assunzioni, dove sono rimasti, abbiamo impiegato tantissimi ragazzi grazie alla nostra capacità anche di vincere gare d'appalto, abbiamo creato la possibilità di sistemare, cosiddetto in termini così, certo, di sistemare anche i giovani, i nostri atleti, dare anche questa opportunità. Ecco, tutto questo progetto non è stato riconosciuto, è stata fatta soltanto il discorso della piscina e sono passati messaggi negativi, come per esempio l'amministrazione, perché vi deve dare 100.000 euro, bene. Perché ci deve dare 100.000 euro? Perché il costo della gestione della piscina di Caltagirone costa 440.000 euro, costi, ripeto, dati di bilancio certificati e firmati, quindi mi possono mandare anche la Guardia di Finanza per venire a controllare, dico, sono certificati. L'amministrazione a noi ci dà 100.000 euro, 99.000 euro più IVA. In sostanza il contributo da parte dell'amministrazione comunale corrisponde al 24%, la rimanente somma, 76%, arriva dai ricavi, dal nostro lavoro, dalla nostra capacità economica. E dirò di più che dai dati che ho chiaramente in possesso, gli elementi che fanno ricavo fanno capo alla nostra specializzazione, alla nostra capacità, cioè fanno capo alla scuola nuoto, cioè che l'altro è uno dei settori della gestione della piscina, cioè dove noi abbiamo investito in formazione, abbiamo creato istruttori, io personalmente sono diventato allenatore di nuoto di secondo livello a livello nazionale, direttore sportivo di gestione di impianti e docente regionale di nuoto, cioè non è cosa da poco, in 25 anni abbiamo creato specializzazioni nazionali. E stiamo parlando che questo 45% arriva proprio, che sono circa 200.000, arriva proprio dalla nostra conoscenza, dalle nostre capacità. Immaginate che noi ce ne andiamo, non è che è facile poi andare a rifare le stesse cifre. E poi una cosa fondamentale, sti 100.000 euro, perché così? Perché l'amministrazione deve pagare 100.000 euro? Bene. Noi abbiamo fatto una scommessa nel 1990, l'amministrazione di allora fece una scommessa su di noi, di gestire questo impianto, un impianto che nessuno aveva conoscenza, avevano fatto addirittura un bando pubblico per l'assunzione di 20 impiegati con un costo enorme. L'amministrazione dell'OE scelse allora di togliersi questa palla, diciamo, dal piede e darla in gestione, dice, mandiamo avanti questi ragazzi, e noi con umiltà abbiamo costruito una professionalità. E quindi però abbiamo fatto una promessa a noi stessi, quegli 11, che prima eravamo 14, quegli 11, non potevamo seguire un percorso, se andavamo male licenziavamo, mandavamo qualcuno. Abbiamo fatto una promessa, noi siamo 11, abbiamo fatto questa scommessa, è l'unico lavoro che abbiamo, di conseguenza manterremo quel lavoro, costi quel che costi. E infatti dal 1990 a oggi, dopo 25 anni, siamo gli stessi fondatori della cooperativa, gli stessi soci e gli stessi lavoratori. E questi 100.000 euro, se qualcuno dice, e se l'amministrazione non ve li dà, sì, si può gestire la piscina, dovremmo dimezzare il personale. Io personalmente non me la sento di dire all'amministrazione dimezziamo il personale, non sono il tagliatesta della situazione, dico soltanto a questo punto chiamato un'altra azienda per gestire l'impianto. E poi sulla parte contrattuale, dove si è detto di tutto e di più, che noi eravamo obbligati a portare tutto, niente, noi come documentazione dal contratto dovevamo solo trasmettere i dati delle presenze per singolo servizio, punto, dati statistici, nient'altro, né rendiconti, né bilancio, niente di tutto questo. Noi abbiamo fatto tutta questa operazione di informazione proprio per chiarire il tutto con la città, e non solo. La piscina comunale non è uno scherzo, la piscina comunale, la gestione è una cosa molto seria, si rischiano anche penali fortissimi e anche responsabilità proprio personali per quanto riguarda anche la gestione. E non è che è soltanto il semplice corso di nuoto, ma è tutto quello che sta c'è dentro la struttura, e vi dico quali sono i compiti, e poi uno capisce qual è la responsabilità. Abbiamo circa 20, 15 servizi da compiere,
15 servizi, conduzione e coordinamento attività di impianto, custodia 24 ore su 24, controllo e gestione dei servizi impianti tecnologici che sono molto complicati, depurazione, tutte queste cose qua, che prima erano affidati agli uffici comunali. Controllo e gestione della centrale termica. Pulizie e spazi indicati dal capitolato, no, c'è cioè la pulizia degli spazi, cioè se l'amministrazione per fare le pulizie per i locali comunali addirittura paga, che so, 60-70 mila euro all'anno solo per le pulizie, noi addirittura qua andiamo anche oltre. Gestione dei servizi sportivi, quindi tutta l'attività di promozione sportiva e quindi la pubblicità, il pagamento di tutte le utenze, gas, acqua, energia elettrica, prodotti chimici e pulizie, consulenze. Tutto quello che ruota attorno a una gestione, attorno a una società. Non solo, ma abbiamo l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di contratti di lavoro. Tengo a specificare contratti di lavoro, non si può far fare attività a persone che non hanno un contratto di lavoro. Se vogliamo far passare questa idea che si può lavorare senza avere una garanzia retributiva, assicurativa e previdenziale. Allora non abbiamo capito niente delle lotte e delle battaglie che sono state fatte negli anni passati. Osservanze della normativa per il miglioramento della sicurezza e della salute. È molto importante anche questo perché abbiamo anche il medico di lavoro che controlla i nostri operatori, specialmente quello che maneggia prodotti chimici, delle visite continue. E poi c'è l'espletamento del progetto di gestione che noi avevamo presentato in sede di gara, istruzione e autocontrollo igienico-sanitario, cioè noi siamo obbligati a fare 3, 4, 5 volte analisi microbiologiche dell'acqua e i controlli anche del servizio igienico-sanitario di Caltagirone. Abbiamo poi realizzato l'impianto fotovoltaico e tante altre attività per un investimento di 500 mila euro che noi, grazie al contratto firmato, ammortizzeremo in tutti questi anni. Quindi questi 100 mila euro non rappresentano un regalo dell'amministrazione precedente, neanche un regalo a noi, è un qualcosa che aiuta a mantenere viva, funzionante, costante la realtà di Caltagirone, che rappresenta, lo ripeto, sia come CST come PC, una delle migliori attività a livello regionale. Siamo diventati professionisti della gest di gestione di piscine e personalmente io vengo chiamato per consulenze giornalmente proprio per dare anche consigli all'amministrazione. E all'ultimo vi dirò pure che sono stato chiamato anche da Comiso per la consulenza della gestione della piscina di Comiso, tanto per citare le piscine che il sindaco ha tanto nominato. Gli obblighi dell'amministrazione comunale, quali sono? Due, ma sono le più importanti. Interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione straordinaria e il pagamento del corrispettivo canone determinato in sede di gara. Questo è. Per quanto riguarda i costi nostri, possiamo dire che il personale dipendente incide per il 48%, 48% il costo del personale, riscaldamento, elettricità, manutenzione e prodotti chimici siamo intorno a 6, 9, 19, 32% più acqua, 38%. Cioè, questi sono i numeri, non è che stiamo qua presentando una relazione così in conferenza stampa, dettagliata, firmata e dichiarata. E poi abbiamo dei ricavi, ripeto, i ricavi sono, abbiamo anche la statistica, non voglio insomma perdere tempo nella lettura dei dati, però posso dire che parliamo di migliaia di persone, di bambini che frequentano scuole, siamo intorno a 600, 700, 800 iscrizioni annui, poi abbiamo anche le scuole, i progetti, arriviamo anche a 1000 presenze, fascia libera abbiamo all'anno 14, 15 mila, cioè stiamo parlando di una struttura complessa, importante, non stiamo parlando del campetto di calcio, una struttura complessa che ha bisogno di personale, di interventi continui, notte e giorno, perché anche di notte ci sono dei servizi di controllo, no? E non solo. Qual è il problema di tutti i problemi? È che ci sono state, c'è stato anche un problema anche di crisi. Ecco perché, siccome ho sentito anche in una trasmissione dove il sindaco voleva capire, dice, non so, mi è sembrato che voleva fare il nostro consulente, voleva capire, ma perché sta crisi? Dobbiamo andare a fondo per capire, no? Per capire quali sono le tematiche. Bene, l'abbiamo anche scritto qua.
Noi abbiamo avuto nell'arco di 3 anni, noi abbiamo avuto la riduzione di abbatte e servizi che noi avevamo vinto, poi abbiamo un incremento di costi gestionali, negli ultimi 3 un forte incremento delle utenze, costi gestionali, e poi abbiamo avuto il problema di tutti i problemi, la non osservanza dell'ente appaltante, cioè il pagamento del canone. E poi abbiamo avuto la costante diminuzione dei ricavi gestionali, cioè noi dal 2011 avevamo ricavi gestionali per 427.000 euro, oggi al 2013 siamo a 360.000 euro, e non mi dite che è dovuta a una situazione gestionale mancata servizio, ma è dovuta alla crisi, perché giustamente molta gente anche ha fatto la scelta di ponderare la scelta della piscina. Non vi voglio annoiare con i numeri, ma quello che vi voglio dire a tutti è che la nostra buona fede è sottoscritta e firmata in questa dichiarazione. Abbiamo proprio detto tutto quello che c'era da dire, e dirò ancora di più. Vogliamo parlare di gestione di altre piscine, gli esempi di altre piscine? Sì, le amministrazioni comunali cercano proprio tante società che gestiscono le piscine a costo zero. Benissimo, tutte le società che sono cascate in questo tranello sono chiuse nell'arco di 3-4 anni. Ho fatto pure gli esempi, e sono anche qua, sono stato anche in alcune di queste piscine, sono stato anche consulente in alcune situazioni. La piscina comunale di Licodia chiusa dopo 3 anni di apertura, con un contratto a costo zero. Piscina comunale di Lendino, contratto a costo zero, chiusa dopo 2 anni. La piscina Terranova di Vittoria chiusa per fallimento, perché non potevamo più riuscire a coprire le spese, che tra l'altro era privata, l'avevano pure costruito con un mutuo. E la famosa piscina di Gomiso, tanto parlata e tanto sbandierata, alternanza di apertura. Qual è l'interesse di questa piscina di Gomiso? No, perché il sindaco l'ha preso come esempio che a Gomiso l'amministrazione non paga, non dà soldi, non ha niente. Quindi cosa succede? Che rapportandola a noi, che l'amministrazione paga 100.000 euro, ha messo, diciamo, in luce questa differenza, solo in termini, ripeto, in termini di intervento economico. Però il sindaco ha dimenticato che, come qua specificato, e questo lo posso dire perché vi spiegherò dopo perché sono molto conoscitore, la piscina di Gomiso ha avuto un'alternanza di apertura e chiusura con diversi gestori in 5 anni, diversi gestori che hanno avuto cappotti, cioè hanno avuto problemi finanziari in 5 anni, chiusura, apertura, cioè questo è il modo. Noi abbiamo garantito la piscina aperta per 25 anni e non so se per il futuro sarà aperta a questo punto, perché dopo tutta questa controversia non so se ci sono più gli estremi per mantenerla aperta, perché ormai insomma stiamo continuando con questa. Poi la piscina di Scordia, famosa apertura del 2009, chiusa nel 2011, ritiro del gestore, successivamente sono andati deserti non un bando, 2 o 3 bandi addirittura, e noi in tutte queste piscine siamo stati invitati, che noi puntualmente abbiamo rifiutato. Il sindaco, nel paragonare la realtà citate come se Scordia, ha inteso dimostrare che è possibile gestire piscine a costo zero. Benissimo. Però non ha specificato né la garanzia di affidabilità tecnica né la capacità finanziaria. Infatti, e qua ve lo voglio, però lo voglio dire alla città, lo voglio dire alla città, e vi leggo la frase che ho scritto per non sbagliare anche i termini. In particolare, a prova delle nostre ragioni, si evidenzia che il gestore della piscina comunale di Gomiso, cooperativa sociale, lavoro in corso, e di quello che sto leggendo mi sono assunto la responsabilità, perché sto dichiarando delle cose importanti, quindi sono disponibile anche a eventuali denunce, quindi dimostrare il tutto, che la cooperativa sociale Lavori in Corso, che è il gestore attuale della piscina di Gomiso, ha iniziato l'attività di gestione di piscina a partire dal 2012, stiamo parlando, l'esperienza è cominciata dal 2012, e non avendo i requisiti, non aveva neanche i requisiti allora, non aveva neanche i requisiti di capacità professionali e finanziari previsti dal bando. E cosa ha fatto questa società? È venuta da noi a chiederci le garanzie finanziarie, di affidabilità e professionali, che noi prontamente abbiamo rifiutato, perché già non abbiamo partecipato al bando che ci hanno invitato 2 volte e non abbiamo voluto partecipare. Figuriamoci se dovevamo garantire una società nata nel 2010 che non aveva nessuna esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Di queste dichiarazioni mi assumo la responsabilità. Ultima cosa a proposito dell'acqua, mi consenti di questo, perché questa cosa del debito dell'acqua. Allora, è vero, abbiamo un debito dell'acqua con la SIE,
Ma non c'entra niente con il comune di Caltagirone. Noi abbiamo un contratto con la SIE, il comune con la SIE non c'entra niente. Noi, per dirvi quali sono i numeri sono questi, che a noi, prima negli anni passati, il pagamento dell'acqua veniva a forfettario. Da quando siamo passati a consumo le bollette sono state altissime, si parla in piscina che è l'elemento principale, è la materia principale per una piscina, cioè addirittura siamo nell'ordine di 25-30 mila euro l'anno di bolletta. Ma ci rendiamo conto, ma come si può pagare una bolletta di acqua? E per non parlare di gas, cioè noi solo queste quattro cose superiamo i 130-140 mila euro, superiamo solo per far funzionare l'impianto e ci lamentiamo di 100 mila euro e tutti gli altri costi chi li paga? 25-30, certo che abbiamo, nell'arco degli anni abbiamo anche avuto diciamo, l'impossibilità di essere così puntuali. Cioè, noi si richiede la puntualità a noi, ma quanto tutti i comuni, tutti ormai pagano con un anno e mezzo di ritardo, a noi si chiede la puntualità, cioè a noi si rimprovera che noi siamo noi in antiambiente, cioè non siamo pagatori puntuali della SIE. Ma io non lo so, no? A questo punto avere un debito che è un reato, io posso capire che poteva esserci un tesoretto di 300-400 mila euro, ma qua stiamo parlando di un debito, anzi addirittura un debito che con il comune non c'entra niente, il sindaco non doveva neanche pubblicarlo perché ci ha messo in cattiva luce, su questo di qua ci darà conto e ragione, e inoltre noi con la SIA abbiamo fatto una rateizzazione, quindi non è un debito sconosciuto uscito dal cilindro, ma la stessa cosa con il debito che parte dagli anni 90 al 2007 con il comune di Caltagirone, anche lì è stata fatta una rateizzazione, debito certificato, visto, definito e tutto, una rateizzazione di 74 rate, e si pretende che noi, si pretendeva di pagare puntuale, ma come il comune non paga puntuale noi dobbiamo essere puntuali, cioè questi sono i numeri, cioè il comune di Caltagirone, e tra l'altro questo debito del comune era un'ingiunzione fiscale che è passata a un'agenzia di riscossione che quindi con il comune non ha niente più a che vedere. E mi fermo qui, Andrea, perché qua per opera di carità, ti fermi qua per opera di carità. Sei un fiume in piena. Ma credo che ormai i telespettatori hanno capito perfettamente che cos'è il CST, cos'è stato. È la più grande società a livello regionale, lo ripeto, nata a Caltagirone. Sì, nata, ma se ne frega, Caltagirone. Tante cose belle avevamo a Caltagirone, ma guarda caso sono tutti passati in secondo piano, quindi non ti preoccupare. Così ti puoi sgolare, ma è questo. Oggi abbiamo inettezze che praticamente devono far valere le pregevolezze di questa città. E se queste inettezze, proprio perché sono inettezze, non riescono a capire le cose buone che questa città ha, c'è poco da discutere. Pazienza, è così. Sono uno dei vecchi animatori che hanno fatto parte del gruppo di organizzazione per il divertimento dei bambini durante l'estate. Vogliamo eliminare anche il dono del divertimento ai bambini? Presidente, siamo con te, sindaco a casa con un eco di quello terribile. Ecco, dopo le dichiarazioni, aspettate, dopo le dichiarazioni del sindaco in un altro eccetera eccetera, che non va nemmeno in diretta e che ha come conduttore uno che annuisce e basta, è arrivato il momento di buttarlo giù dalla sede. Vabbè, ce ne frega poco, ognuno faccia quello che ritiene più opportuno. Stiamo sempre a parlare negativamente del sindaco, meno male, un sms buono. Stiamo sempre a parlare negativamente del sindaco Bonanno, vogliamo invece parlare ed elencare le cose positive che ha fatto? Non mi viene in mente niente. Bonanno, dimettiti. Scusa, sono stato tratto in inganno. Volevo rispondere però alla seconda domanda. Mi pare qual era la seconda domanda? No, quella di stamattina dell'incontro, anche che non ho partecipato. Aspetta un secondo, perché? Possiamo aspettare su questo? Sì, no, va bene. No, perché non voglio. Dopo la conferenza di ieri, il CST ha dimostrato, mettendo nero su bianco, che non ha nulla da nascondere. Aggiungo però che è una vergogna che dei lavoratori debbano giustificare il loro operato davanti a tutta la città. Vero, sottoscrivo, è una vergogna. E poi un attacco appunto
da una persona che tutto sommato forse non sapeva che cos'era neanche il CST, o forse sì, forse sì. Volevo aggiungere qualcosa, No, Andrea? per non sottrarmi alle due domande, la prima è stata abbastanza lunga, la seconda è molto breve. Il segretario CISL, la dottoressa Tasca, ha incontrato il sindaco, ha presentato insomma la situazione. Devo dire, dal comunicato, anche c'è stato un comunicato ufficiale, c'è stato un colloquio cordiale, gentile, diciamo molto sereno. E la Noi situazione è speriamo di questa. avere la dottoressa Sì. Tasca qui in studio A a me è breve, scritto diciamo, anche, e quindi in un certo senso la situazione è questa qua. Il sindaco si è impegnato a risolvere la problematica della piscina nei tempi brevissimi, però è legata al fatto che la tesoreria non fa anticipazione, quindi in questo momento ci sono delle difficoltà in tesoreria e quindi non ha la liquidità necessaria per far fronte a questa situazione. Cioè, in un certo senso ci ha detto che ha la volontà, l'impegno, ma manca, diciamo, la materia prima, E vabbè, ma voglio dire, questo. allora che ci sta a Punto. fare? No, io non vado oltre. E Non... dico io, che cosa ci sta a fare? Se le risposte sono quelle, il politico non si può permettere di dire che... Allora chiudi, se non hai capacità di dare risposte concrete, chiudi. Non è che può rassegnarsi a dire basta così. Chi ha portato la situazione a questo punto? Questa è la domanda che bisognerebbe fargli. Non voglio poi che mi dico che c'è uno scontro personale, No, no, perché ma no, qui non sono assolutamente. scontri Io il personali, sindaco. qui sono rapporti istituzionali. Qui sono rapporti istituzionali. Un sindaco non può allargare le braccia. Un sindaco deve dare la prospettiva, deve trovare soluzione, è obbligato a trovare soluzione. In caso contrario, se non è capace di questo, appunto, tolga il disturbo. Voglio dire. Pare che dovrebbe arrivare degli E trasferimenti, quindi, insomma, sì, ma voglio dire, non è non è, che... Cioè, c'è quindi può stato... trovare un modo come. Non può chiudere la vicenda dicendo non si può fare niente. No, non è detto che non si può fare, ha detto si è impegnato, appena arrivano i trasferimenti, la possibilità di avere liquidità per pagare, la prima cosa che farà è la piscina, è chiaro, questo. E Però al quindi momento al momento non non c'è, ma c'è, non c'è quindi... nessun'altra cosa. E questa non è risposta. C'è un sindaco. Io non posso parlare per conto di altri. Forse non ci Io siamo ho capiti, io sto letto il facendo comunicato. un'analisi, io sto facendo un'analisi. Un padre di famiglia quando arriva a casa deve dare una giustificazione alla famiglia del perché a tavola non c'è niente. Che dice signora Maristella Crisalfi? Marisella, Marisella Crisalfi, buonasera. Buonasera. Come sta? Lei Entro. che c'entra? È socia del No, CST? socia No. no. Che cos'è? C'è mio figlio che frequenta la piscina agonistica già dall'età di 7 anni, ora ne ha 12 e come tutti i ragazzi che frequentano l'agonista sono persi in questo momento. Stanno a casa e rompono, E diciamo. certo, rompono per modo di Ma dire. rompono simpaticamente, È voglio dire. stato, sono con le ali spezzate in questo Cioè. momento tutti quanti perché hanno messo nella piscina del nuoto le loro aspirazioni, Certo. tutti i loro sacrifici, perché vivono tra scuola, piscina e studio, non vanno a Certo. bighellonare in giro, non si ubriacano. Quindi mancando questo, tutti i loro sogni sono spezzati. Ora, ad esempio, a marzo avremo i campionati regionali, ma sono totalmente impreparati. Certo. A giugno c'era la partenza per la Questa Germania, perché era... anche una relazione con gli altri paesi, Sì, questa è stata con la... altre realtà. Vero, vero. E purtroppo stanno piangendo perché il sogno si allontana. Tutti i ragazzi dell'agonistica sono in queste condizioni. Cioè, poi lo sport, tutti gli sport sono ottimi. Io parlo per la piscina perché c'è mio figlio che frequenta e anche relazionarsi con gli altri, fare amicizia con altre persone. E poi devo dire, mio figlio ha trovato una famiglia perché conosce meglio l'ambito della piscina che casa sua. Cioè, è Certo, così. immagino che sia così. Lui entra in famiglia, c'è il dialogo con l'allenatore, con il presidente. Abbiamo sempre. Lui quando esce dalla piscina è più sereno, ha la mente più aperta, studia con più volontà, me ne sono resa conto. Invece durante le vacanze, ad esempio, sfaticato. Ed è un male per questi ragazzi, perché veramente hanno messo il loro impegno e vederli così amareggiati, ma anche noi genitori, non è bello. Cioè, qualcosa si deve fare. Lei come mamma cosa suggerisce?
il sindaco si dia una mossa da qualche parte, non stare in Non basta poltrona, non dire basta non si può dire non fare si può fare niente. niente. Cioè, qualcosa deve fare, battere i pugni e farsi aprire delle porte. Io non sono in politica, però quando c'è un problema a casa mia io mi do da fare, cerco una Quello soluzione. hai visto, sta facendo il mio discorso allora. Quindi no, Questo. non è sbagliato Cascino che dice queste No, cose. No, assolutamente. non è sbagliato, No. vero? Ho anche qui una Cari signor lettera. Cascino, una vergogna questo sindaco. Più i nuovi consiglieri, paese distrutto, più i consiglieri. Paese distrutto, famiglie rovinate per l'incompetenza comunale. I cantieri nemmeno se ne parla più. Vergogna. L'ho interrotta, signora, no? No, ho una lettera anche di una mamma che rappresenta, La vuole leggere? se possibile. Leggo questo messaggio che è Sì. arrivato. È bello lungo, pure qua vi divertite, eh. Mettete a dura prova la mia. Ci stiamo Salviamo lo specializzando. sport calatino, salviamo la piscina comunale di Caltagirone. Il mio non è un appello esclusivo al sindaco, ma a tutti coloro che siano in grado di intervenire. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministro della Salute, i pediatri invitano noi genitori, anche lei, signor sindaco, è genitore, a far svolgere ai nostri figli una regolare attività fisica. Ma quale attività fisica? E dove? Lei svaluta la fondamentale importanza svolta nello sport nella vita di ogni ragazzo. Attraverso lo sport imparano a vivere, affrontano le difficoltà, le paure, si confrontano con le vittorie e con le sconfitte. Imparano a fare squadra, formano il loro carattere, la loro personalità e si accingono a diventare grandi e a dare il loro contributo alla società. Bella, mi piace questo, non l'avevo letto, però va bene così. Questo è un altro. Eppure abbiamo il sindaco più bello d'Italia, dicono. Solo quello però, per il resto, incompetente su tutto. Io avevo detto comunque di fare un concorso per il sindaco più bello del mondo, d'Italia. Voleva leggere la lettera? Ok. Oppure ne leggiamo qua un altro, ma. Prego, signora Crisalfi, signora Allora, Marisella. Prego. sono la mamma di un bambino di 10 anni che da quasi 6 si reca quotidianamente, almeno 3 ore al giorno, presso la piscina comunale. Come molti bambini, tutto è cominciato per la necessità di imparare a nuotare, ma subito si è innamorato di questo sport. Dopo pochi mesi ha affrontato le prime gare, poi altre e altre ancora. Ha raggiunto da subito ottimi risultati, ottenendo decine di medaglie. Ha assaporato il gusto della vittoria, salire sul podio è stato ogni volta sempre più emozionante. Ogni medaglia vinta è stato un motivo in più per andare avanti e fare sempre meglio. Gli allenamenti, duri e stressanti a volte, ma necessari per ottenere buoni risultati, erano accompagnati da momenti di festa, di gioco, di relax. Oggi mio figlio non può più allenarsi e vede allontanarsi sempre più la possibilità di partecipare alle gare che si terranno a marzo. Gli viene negata pertanto la possibilità di raggiungere nuovi traguardi importanti. Tutto il lavoro fatto fino ad oggi si sta dimostrando vano. Il diritto di praticare il suo sport annullato, la passione per il nuoto smorzata. Tutto questo perché il comune di Caltagirone ha dichiarato lo stato di dissesto. Ringrazio ufficialmente l'attuale amministrazione, il signor sindaco, per tutto quello che non ha fatto e che continua a non fare. Anzi, mi correggo, qualcosa la sta facendo. Sta negando a mio figlio il diritto allo sport, gli sta impedendo di coltivare la sua passione, gli sta insegnando che non viviamo in un paese democratico. Grazie per essere riuscito a far vergognare mio figlio di essere nato in un paese che è diventato negli ultimi giorni una barzelletta. Ovviamente io condivido la sua vergogna ed aggiungo la mia più totale mancanza di fiducia nei confronti di chi lo amministra, o meglio lo disamministra, Mariolina Barbarossa. È il pensiero di tutti i genitori. Condivido. È il Registriamo pensiero di anche la tutti. posizione di tutti i genitori dei ragazzi che frequentano, ma non solo No, agonisticamente. no, no, parlo per questo perché, Perfetto. però tutti, perché anche è una necessità. Cioè tutti i pediatri dicono la prima cosa, Ma fare piscina, fare infatti, nuoto, vale per tutti. I male per tutti. miei figli tutti sono passati in piscina, vero? C'è un po' di amarezza in questo, dai. E Sentendo questa cosa, insomma, lo so, uno resta questa così lettera, sgomento, resta sgomento. io
non lo so. Siamo non tutti siamo, guardi, io dico la verità, stiamo, è una sconfitta per tutti, non c'è qua vincitore vinto. Sì, vincitore vinto. Ce l'ha fatta quasi. Un po' più in là ora. Sì, un po' più in là, un po' più in là. Ancora, va benissimo così. Capo, buonasera capo. Ecco, io leggo queste altre SMS così diamo la possibilità. C'è stata un'intrusione. Benvenuta ad Angela Tasca, buonasera, grazie. Io ho fatto della tua disponibilità, ma io sapevo che il microfono è quello. Sapevo della difficoltà, ma non potevo. La notizia del giorno è che finalmente, dopo 8 giorni, è stato dato ascolto e di incontro alla visione tra l'amministrazione e il segretario della CISL, la dottoressa Angela Tasca. Io sono contento così, lei può confermare. Io non ero presente, ho detto quello che ho visto, ho letto. Andrea, è arrivato un messaggio ora. Andrea, insieme faremo piangere il sindaco. Ma intanto lui sta facendo piangere la città. Ormai è un lacrimatoio dove tutti ci confrontiamo. Angela, brevissimamente, stiamo andando di fretta. Scusami se sono stato violento per questa presenza, però mi sembrava giusto sentire dal vivo le ultime di questo incontro. Di cui ci ha accennato brevemente, però vorremmo essere confortati invece con qualcosa di più serio e che non sia stato soltanto liquidatore della serie, non si può fare niente, non posso fare niente, è stato così. No, bisogna tenere conto di quella che è la realtà economica del comune di Caltagirone, quindi credo che stamattina non potevamo ottenere niente di più in questo momento, ecco, ma semplicemente per il fatto che per riaprire l'impianto sono indispensabili e necessarie delle somme che attualmente il sindaco ne può promettere, ne può dire vi do questa somma e riaprite l'impianto. Quindi sicuramente dal punto di vista economico di quella che è la richiesta, la condizione per riaprire l'impianto ad oggi non c'è. Non c'è perché sappiamo tutti quanti cosa sta succedendo quindi con la tesoreria. Dall'altra parte, con l'incontro stamattina che si è svolto in un clima molto sereno, era presente pure il rappresentante dei lavoratori, quindi Giuseppe D'Antonio, quindi non soltanto io ma anche il rappresentante dei lavoratori, che ha avuto modo di vedere, di capire, di partecipare a questo incontro, in cui il sindaco ha ribadito in maniera molto serena, tranquillo e sereno, molto tranquillo e sereno, la sua intenzione, quelle che erano state le rassicurazioni. Pino, ma perché mi interrompi? Perché mi interrompi? Perché Pino? Non gli manca molto per trasmettere serenità, tranquillità. Pino. Se ebriosità. Tu mi chiedi giustamente come è andata, io ti racconto come è andata l'incontro, giusto? Quindi poi ognuno di noi fa le sue considerazioni, giustamente quelle che sono le tue, le mie, ognuno di noi. Io ti racconti e cerco di raccontarle in maniera più obiettiva possibile quello che è successo stamattina. Quindi ha ribadito quelle che sono le rassicurazioni che erano state fatte in occasione dell'incontro del 29 di gennaio. Riconoscendo ancora una volta quelle che sono le valenze, la valenza educativa e sociale di questo impianto, riconoscendo i meriti della cooperativa CST che ha gestito per tutti questi anni questo impianto, e su questo non c'è ombra di dubbio. Naturalmente, ripeto, io cerco di ripetere in maniera più fedele possibile le sue parole, quindi le sue rassicurazioni sono queste. Quello che io ho detto, io Nicola Bonanno, sindaco, giorno 29, lo ripeto ancora una volta, e che appena ci saranno le condizioni economiche per poter pagare in parte, non tutto subito, perché credo che qui le richieste da parte... Buone notizie allora, le richieste che le vertenze sono diverse aperte, quindi... No, questo non la sapevo, quindi scusami. È quello che è uscito dal comunicato stampa, quindi di pagare, comunque di rispettare quello che... non è che è una concessione, lo deve fare, ecco, non intendiamo che sia una concessione, è previsto dal contratto e quindi lo deve pagare. La disponibilità in parte è dovuta al fatto che
non sappiamo quanto saranno le somme disponibili, perché il tutto è legato alla risoluzione o meno della tesoreria, se si troverà un'altra banca, se continuerà questa banca. Quindi in questo momento non è soltanto il problema piscina comunale, qui abbiamo un problema generale che riguarda tutti coloro e che per via diretta per via indiretta dipendono dal comune di Caltagirone, quindi ci mettiamo pure i dipendenti comunali, metteremo gli operatori ecologici, tutti. Ecco, quindi riconoscimento di quello che è la valenza dell'impianto, la volontà di salvare questa struttura, tutto subordinato a quello che sarà la risoluzione con la tesoreria. Quindi per certi versi ci stai anticipando che il problema CST è lo stesso problema che in questo momento hanno tutti i dipendenti comunali, che quindi è tutto legato. È tutto legato, cioè, quindi qua non si, non si ha capacità di niente. In questo momento siamo in una paralisi amministrativa, cioè è come se in una casa non c'è la possibilità di dire. Eppure solo ieri so che il vice sindaco aveva assicurato che fine settimana o l'inizio di prossima settimana tutto sarà a posto. Beh, io credo che ormai siamo in tempi in cui non possiamo più dare rassicurazione a nessuno di noi su quello che succederà da un minuto all'altro. Quello che mi lascia sgomento in tutta questa vicenda, lo dico così a voce alta, poi qualcuno magari avrà qualcosa a ridire, la pacatezza, la serenità acquisita probabilmente di riflesso, perché il primo cittadino ha questa tranquillità, serenità, dei dipendenti comunali. Io ricordo qualche anno fa, quando c'erano le precedenti amministrazioni, bastava che lo stipendio ritardasse di 12 ore accreditato sui conto correnti dei dipendenti, che già si era tutti allertati, e ne abbiamo registrato qui anche nel corso di questa trasmissione qualche volta il disappunto. Sbaglio, signora sindacalista? Oggi invece no, tutto tranquillo, tutto sereno. C'è molta serenità, c'è molta sobrietà, c'è molta tolleranza, un mese, due mesi, qualche volta è capitato fino a tre mesi. La situazione non è a volgere per niente e i dipendenti comunali sono là tranquilli, sereni. E beh, allora continui così, diciamo, con tranquillità, non c'è problema. Se stanno bene i dipendenti comunali, che sono poi l'elemento più sensibile da questo punto di vista. Ripeto, però mi fa un certo senso vederli che qualche anno fa, nel solo ritardo di 12 ore, di 24 ore, già si erano allertati i sindacati. Consentimi, Angela, tu sei qui il rappresentante dei sindacati, ma era così. Era così. Oggi i dipendenti comunali invece sono più sereni, più tolleranti, più accomodanti, e va bene. Quindi, se va bene così per i dipendenti comunali, immaginarsi anche per le altre categorie che dipendono dalla pubblica amministrazione del Comune di Caltagirone. Vorrà dire che questa polverina che viene sparsa sul palazzo con la presenza del primo cittadino, appunto, che è sorridente, che emana tranquillità, serenità, praticamente cala in questa condizione, beati loro, tutti i dipendenti comunali che frequentano il palazzo dell'Aquila, perché di questo si tratta. Che dice, signora Grisacchi? La polverina non è arrivata a voi, vicino. Ho detto nel palazzo. Ritorniamo sempre al punto di partenza, giusto? Quando si è abituati sempre a ricevere lo stipendio puntualmente, dopo 12 ore di ritardo fai casino, perché sei abituato a riceverlo puntualmente. Ti abitui, è il discorso che facevamo al ritardo di un mese, di due mesi, cioè, tre mesi. È come se uno facilmente giustifichi praticamente il tutto. No, è l'atteggiamento. Io non sto. Dai, Angela, ma è normale che i dipendenti comunali siano così tranquilli e sereni? Voglio ricordare alla tua memoria che il capo di gabinetto Giacomo Arcidiacono partecipò qualche mese fa, praticamente per uno sciopero, appunto, per le spettanze che non venivano retribuite. Dopodiché ti vorrei ricordare semplicemente che è stata Che uno sciopero c'è stato in questo perfetto senso. E non esclude che possibilmente non ci sia un altro sciopero. No, ma non è questo il discorso, perché poi è facile parlare, poi se tu parli parlare dietro, ecco, è facile. Poi quando, e lo dicevamo l'altra volta, e l'esperienza del dissesto ce lo insegna, giusto? Quando si tratta poi di manifestare, perché non penso che facevano sciopero, ok? Si lamentavano, eccetera, e ricevevano, dopo 12 ore ricevevano lo stipendio, perché c'era l'immediatezza dell'interruzione
punto è che c'è un lamento, subito io agisco e tu hai lo stipendio. Attualmente è diverso, non è che non ci sia. Non si c'è lamenta. Nessuno che agisce. Non è che non c'è nessuno che agisce, è facile, ti sto dicendo, il malcontento c'è, ma c'è a tu per tu. Ma non si manifesta, bravo. Non si manifesta. Quello che è abbiamo detto la volta scorsa. È quello che abbiamo è detto una la città volta che è sormiosa. Scusami, le cose devono essere dette certo. Per quelle che sono. Ci siamo anche perché una volta penso che veramente l'amministrazione c'era un problema, veniva affrontato e veniva risolto. Ok? Ora c'è il problema e aspettiamo, vediamo che cosa succederà e che cosa. Ora c'è un solo problema, che siamo diventati lo zimbello della Sicilia. Vuoi perché i vigili urbani fanno gli interventi col servizio taxi, tra virgolette, ovviamente della polizia stradale o degli altri corpi di polizia. Vuoi perché mettiamo in vendita praticamente le macchine mortuarie o le vie. Voglio dire, veramente siamo diventati lo zimbello della Sicilia, per non dire d'Italia. Questo ognuno deve fare bene. Perché nulla toglie che fra qualche giorno anche la vita in diretta, come si occupò della vendita della macchina mortuaria, possa occuparsi, così come ha fatto la Sicilia, dell'appiedamento dei vigili urbani che trovano passaggi dai loro colleghi della polizia stradale o di altri corpi di polizia per fare gli interventi. Ma perché veramente è aberrante, è ridicolo, è stucchevole, diciamo. Sì, è mortificante per la città, attenzione. Allora, città sì. che agli onori della cronaca ci arrivava per altre cose molto più nobili, molto più nobili. Ma senza ombra di dubbio, Pino, sono perfettamente d'accordo con quello che stai dicendo. Però, ripeto, dovevo sempre la fare situazione conto. È questa. La situazione è questa. A noi, ognuno di noi, per la sua parte, per quello che gli compete, deve fare la sua parte. Quindi praticamente, scusami Angela se ti interrompo, sì. Quindi l'incontro con l'amministrazione comunale è stato... Ascoltami, aspettiamo. Pino. Aspettiamo. Allora. No, ma l'incontro, scusami. Io ho il comunicato stampa, scusami, se volete ve lo leggo. Andrea, un attimo solo, semplicemente. Allora, l'incontro di stamattina, quello che noi avevamo chiesto è di avere un dialogo, lo possiamo. Allora, mettiamoci in testa, l'obiettivo qual è? Abbiamo un impianto, ok, questo impianto riconosciamo tutti quanti quello che è la sua valenza. Lo vogliamo tutelare, sì o no? Perché lo scontro a tu per tu sicuramente non porta da nessuna parte. Ok, stamattina c'è stato questo incontro per l'ennesima volta, ci sarà una conseguenza, non ci sarà, però io devo riferire quello che è successo. Certo, questo. Materialmente i soldi non ci sono per riaprirle. Perfetto. Purtroppo non ci sono, il presidio continua perché non abbiamo ottenuto quello per cui stiamo lottando. Certo. Ritornare a lavorare e riaprire l'impianto diventa impossibile. Certo. Continuiamo il presidio, aspetteremo. Fermo restante, e Andrea qui voleva leggere, che il contratto è delle clausole in cui non può essere rivisto. Abbiamo già parlato anni. Prima. No, io ho il comunicato stampa, non il contratto. Per quanto riguarda il comunicato stampa, quando si parla di rendicontazione, e io l'ho inteso e spero di non sbagliarmi, che la rendicontazione è quello che era previsto semplicemente sui dati delle presenze. Punto, perché l'abbiamo già detto. Ma. Io lo intendo in questo modo, perché lo avrai sicuramente spiegato bene, Andrea, quello che deve essere, quelle le clausole del contratto. Abbiamo un contratto che è tra comune, gara d'appalto, ad evidenza pubblica, aggiudicata alla CS, e va rispettato quello che è previsto dal contratto. Certo. Né più e né meno. Quindi continuiamo il presidio. La situazione non si è risolta, ma sicuramente quello che è andare allo scontro a tu per tu o a livello personale, io come sindacato non ci sto. Quindi io devo tutelare il lavoratore, voglio che la piscina sia riaperta e che gli utenti possano continuare, pure io possa continuare ad andare in piscina, perché finalmente, volta io pensavo alla piscina veloce, come un momento di rilassamento. No, e continueremo con il presidio. Allora, posso leggere questi sms che credo che siano più importanti, perché noi del parlare tutto sommato anche delle clausole e dei diritti doveri a seguito della gara d'appalto, praticamente di questo il Presidente Andrea Mazzogiorno ne ha parlato abbondantemente. Leggo questo: voglio sottolineare l'importanza del CST che ha saputo dal nulla creare la pallanuoto a Caltagirone e portarla fino in Serie B.
Chiude Claudia, un ex pallanuotista. 13.000 voti al ballottaggio, ricordo le parole di tutti per la strada. Dobbiamo cambiare. E poi è bello, manca volontà, impegno e competenza di tutta la giunta. E i consiglieri, anche di opposizione, sanno solo presenziare. Dimettetevi in massa, lasciate le poltroncine, vergogna, basta, propongo tutti in piazza, tutta la città per la piscina. Flash mob, ombrellone e sdraio. Bella questa cosa. Guardando la trasmissione, no, questo va bene la prossima volta. Al signor sindaco, il 28 gennaio scorso ho ascoltato le sue rassicuranti parole rivolte ai nostri figli, atleti della CSI. Non ho intenzione di chiudere la piscina, diceva. Anche i miei figli sono cresciuti qui. Belle parole, complimenti. I nostri figli si sono sentiti risollevati dalle sue rassicuranti parole. Il messaggio capitolato totale sfiducia. Vabbè, ci siamo capiti. Buon anno sindaco, inesistente, presente solo per inaugurazione a festività, assente al dialogo con i suoi concittadini. Buon anno, basta fare la bella statuina e basta addossare la colpa di tutto alle vecchie amministrazioni. Se non sei capace, dimettiti. Voce al vento. Voce al vento. Ci avete messo un grande impegno nel gestire la piscina. Sono orgoglioso di voi, non mollate. E adesso chiudiamo. Io volevo fare una precisazione. Sì, veloce, veloce però. Il problema, velocissimo, Andrea. Allora, io ripeto, l'ho detto poco fa, non è un problema di scontro personale. Io, nella qualità di presidente, ma anche nella qualità di lavoratore, devo portare avanti le nostre istanze al sindaco. Chiaramente questo confronto è stato anche molto aspro, duro, però questo è il ruolo delle parti. Io ho questa esigenza di riaprire l'impianto. Il sindaco ha l'esigenza di fare tutto il possibile per farlo funzionare, e quindi questo è il problema, non è personale. Perfetto. Ma perché puntate su questa cosa di personale? Scusatemi, perché puntate su questa cosa di personale? Perché è uscito, ma qui stiamo parlando di cose pubbliche. E appunto, disgraziatamente per lui rappresenta l'istituzione città. C'è poco da discutere. Esatto. Come disgraziatamente per me io rappresento questa televisione. Non è un discorso personale. Se qua qualcuno lo intende come personale, non ha capito un cacchio della vita. Voglio dire, c'è una mescolanza di ruoli. I rapporti umani sono quelli che devono durare sempre. Ma nel ruolo istituzionale ognuno di noi deve avere la possibilità di criticare. O no? Perché altrimenti è inutile. Qua possiamo inimicarci tutto il mondo intero. Io dovrei non avere più rapporti con nessuno. Non ce l'ho soltanto con gli scemi che non hanno capito che il ruolo istituzionale è una cosa, il rapporto umano è un'altra cosa che va tutelata. Quindi questa specifica non la facciamo più, perché offende l'intelligenza nostra e anche degli nostri astanti, cittadini, telespettatori che guardano questa televisione. Questo distinguo non esiste, a maggior ragione quando uno è rappresentante di una città. Non può, non esiste. Io con Nicola Bonanno, quantunque il rapporto ormai lo sapete tutti qual è, ma se ci incontriamo per strada, noi ci salutiamo da persone civili, però ognuno è fermo sulla propria posizione, c'è poco da discutere. Chiaro o no questo? Io qualche sera fa ho letto di un rapporto con un consigliere comunale e l'ho detto pubblicamente, l'ho voluto leggere l'SMS che gli ho mandato. Ma voglio dire, non dobbiamo assolutamente perdere di vista questa cosa, perché altrimenti veramente non riusciamo più a raccapezzarci. Cioè, se ognuno di noi va a scontrarsi per gli ideali, e questo deve incrinare il rapporto civile e umano, ma non ha senso. Scusatemi se... Caro direttore, tutti i dipendenti comunali hanno sbandierato che il voto era per Bonanno, e qualcuno tiene il gioco, media fa diplomazia, come possono lamentarsi? Va bene, così. È vero, non si reagisce, ma come si fa a reagire quando la risposta è sempre per tutto dopo?
per tutto dopo che è sorto il problema. Nei prossimi giorni risolveremo. Ma boh, come? Vabbè. Ogni amministratore dà la sua risposta diversificata. Solidarietà al CST, i problemi sono tanti e sono sorti negli anni. Ora si devono affrontare e risolvere. Michele Lirrosi, un po' confusionario nella lettura mia ovviamente. Salutiamo l'amico Michele Lirrosi. Scusami Andrea se mi sono permesso di puntualizzare queste cose, che sono cose che non dovrebbero essere discusse. Tu sei il presidente del CST, stai svolgendo il tuo ruolo, ma il tuo rapporto personale col tuo amico sindaco Bonanno, se amici siete, ma quello prescinde. Ma certamente, infatti, giusto, questo no? Ho voluto sottolineare. Ma e l'ho fatto io ora, forse con la solita veemenza, però va così. Mi piace l'idea del flash mob, domenica prossima. Ma guarda, ma può essere una cosa carina. Sì. Domenica alle 17 siete là. Sì, ma io guarda, su questa cosa qua. Ma può essere carino, dai. Sì, ma possiamo scrivere. La città può essere vicina. Guarda, il problema della piscina. Però. No, il problema della piscina. Il fatto della piscina è un bene della città. Io parlo adesso come responsabile. Ma chiaramente detto, io sono responsabile perché ho interessi di parte, diciamo interessi di parte, bene. Ma il problema della piscina è il problema della città. Bene, se interessa la città, la piscina. Che gli utenti vengano in piazza e stiano lì, anche lì, certo. Dimostrare questo. Cioè, non possiamo noi ma difendere tutto. Ma non solo, tutto. Come leggiamo dagli sms, non sono soltanto il problema della piscina. La città in questo momento è tutta alla stessa situazione della piscina comunale. Tutti alla stessa situazione e crisi lavorativa del CST. Quindi tutti coloro che ritengono da addebitare all'amministrazione, al sindaco, che la città non funziona, dovrebbero essere vicini al presidio instaurato 8 giorni fa dal centro, dal CST. Poi mi spieghi a lettere computare come si scrive questa cosa. Cultura, sport, vabbè, turismo, informazione. CST, ai ragazzi della piscina. Ecco, chi ha disagio riconducibile all'amministrazione della città, si affianchi, sostenga e faccia propria l'iniziativa dei ragazzi della piscina comunale. Devo chiudere, c'è il sindaco di Gran Michele che si sta seccando e se ne sta andando. Sì, no, chiedo scusa al sindaco di Gran Michele, però io vorrei ricordare che io sono venuta così all'improvviso. Io l'ho detto questo. Ecco, perfetto, quindi semplicemente sì, l'abitudine di cambiare le nostre abitudini, di non continuare a lamentarci dietro, però di metterci la faccia, così com'è, ma ognuno di noi, se ci crede, che non lo faccia tra le quattro mura di casa o al bar. Ma chi ci mette la faccia? Se così non è, vuol dire che siamo tutti bene. Va bene, grazie alla signora Marisella Crisalfi e della lettera bella che ci ha letto. Grazie Angela Tasca e ti chiedo perdono per essere stato violento. No, non mi devi chiedere perdono, ognuno ha la libertà di esprimersi come ritiene più opportuno. Io avevo l'esigenza di averti qua. Ok. Giornalisticamente avevo l'esigenza che la protagonista che ha incontrato l'amministrazione oggi ci venisse a raccontare quanto è successo. Ce l'aveva anticipato il presidente Andrea Mezzogiorno, ma io ho inteso, per il ruolo che svolgo io, che il protagonista, la protagonista doveva essere il soggetto qua. Che ha incontrato, non è protagonista, qua non dobbiamo parlare di protagonismo. Cercato di riportare quello che è stato. Arriva un messaggio: noi siamo già con la piscina e la sosteniamo al 100%. Michele, cara Michela e caro cittadino, non serve il sostegno mediatico, sottoscrittore, ci vuole la presenza fisica di stare lì in piazza a fianco di questa iniziativa, di questa protesta. La vicinanza fisica, così mediatica, o di solidarietà con una firma e qualcosa, questo c'è. Ci sta, però non basta. Là c'è un presidio 24 ore su 24. Cara Michela, caro telespettatore, se hai a cuore le sorti della piscina, se hai a cuore le sorti della nostra città, se ti sta a cuore che vengano pagati gli stipendi, che siano garantiti i servizi, gli assegni di solidarietà ogni mese pagati, anche le 100 euro, le guardie giurate, gli insegnanti di sostegno, ecco, tutte queste categorie dovrebbero essere presenti in piazza, stare là ad affiancare e dormire
assieme ai ragazzi della piscina. La protesta non è solo dei ragazzi della piscina, dovrebbe essere in questo caso la rivolta di tutta la città. Non ha senso passare, non ha senso solo mandare un segnale, non basta. Siamo a un punto di non ritorno. Quando il sindaco stamattina dice non ci sono soldi, non so cosa fare, io sono per la piscina aperta, ma non so cosa dire, non è risposta. Non è risposta che dovrebbe stare sulle labbra del sindaco della città. Sulle labbra del sindaco della città ci dovrebbe stare solo esclusivamente speranza, fantasia, attesa e speranza per un domani migliore. Oggi non c'è neanche questo, ci è negato tutto. Va bene, dai. Grazie signora Marisella Crisalfi. Grazie a voi. Grazie Angela Tasca. Grazie. Presidente, un sorriso. Ogni tanto. Andrea. Coraggio, dai. Siamo qua, ci rivediamo prossimamente. Io mi preparo per la notte. Va bene, d'accordo. Un sorriso. Volevo un sorriso. Staremo vicino questo fine settimana. Va bene. Grazie. Pausa pubblicitaria, subito col sindaco di Gran Michele, Salvatore Canzoni. Oh.